Bonafede Iuri, presente. Parisi Giovanni, presente. Giannetto Massimo, bravo. Oscarino Sebastiano. Scaringi Sebastiano, Beniamino. Massala Francesca. Fidusa Giuseppe. Carucci Pietro, Dino Giovanni, Lombardo Sebastiano, Catalano Maria Grazia, La Duca Rosalia, Trippi Marianna, Tringali Daniela, Pazzina Carmelo, Arancio Patrizia, grazie Vittorio, buonasera. Se mi è permesso. Salute ai consiglieri, ai cittadini. Volevo riferire per capire meglio, consigliere Tringali, rispetto alla sua dichiarazione che ieri ha fatto di indipendenza. Volevo capire un po' meglio. È indipendente rimanendo sempre nella maggioranza oppure è indipendente perché lei esce fuori dalla maggioranza e quindi si diviene indipendente? Che ieri non ho ben capito questo passaggio. No, io non esco dalla maggioranza. Quindi lei è sempre all'interno della maggioranza. E allora mi corre l'obbligo rappresentarle anche che tutti quelli che sono in maggioranza votano secondo coscienza, come lei ha detto, ma ovviamente è una coscienza condivisa. Ecco, lo dico in modo che anche gli altri consiglieri sappiano che chi sta in maggioranza, pur votando secondo coscienza e pur sapendo che si vota secondo coscienza, vi è una coscienza condivisa da parte di tutti i consiglieri. Quindi stare in maggioranza significa sostanzialmente condividere un'impostazione politica e una progettualità. Quindi se lei intende dire, come io ho capito, che lei vota secondo coscienza e quindi anche perfetto, e allora ho capito bene, nel senso che si uniforma sostanzialmente a quella che è poi la coscienza condivisa della maggioranza, ho capito bene, grazie. Va bene, eravamo arrivati alla votazione, ieri sera il Consiglio Comunale si è interrotto sulla votazione dell'atto, per cui eravamo alla dichiarazione di voto. Presidente, prego. Se io ricordo bene, eravamo alla votazione della sospensione per 10 minuti. Abbiamo votato la sospensione per 10 minuti, siete rientrati in aula, non c'era il numero legale e la seduta si è sciolta. Quindi iniziamo con la trattazione del secondo punto. Per sentire semplicemente per l'acquisizione del parere della sospensione. Il parere è arrivato? Sì, il parere già c'è, non l'ho già emesso. In realtà l'avevano già emesso, però non l'avevano ancora purtroppo lasciato lì al protocollo, infatti ero disponibile a fare la dichiarazione, non tanto del parere, quanto del fatto che avevano già, che si erano già riuniti e avevano già emesso il parere. Va bene, Presidente, io vorrei proporre il rinvio del punto come avevo anticipato ieri, perché noi abbiamo l'esigenza di rivederlo nelle commissioni. Avevo proposto anche di trattarlo in commissione bilancio, visto che il regolamento non è passato da quella commissione, perché ci sono delle criticità che noi vorremmo nuovamente rivedere. Quindi io propongo il rinvio del punto. Prego, consigliere Luigi. Presidente, signor sindaco, consiglieri, cittadini, io ho già motivato ieri perché noi dobbiamo invece procedere all'approvazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, premesso che, come ha già detto il vice segretario, è nella sua completezza, perché porta tutti i pareri necessari e soprattutto perché è un provvedimento che può essere in fase di applicazione, può essere sempre migliorato e modificato come tutti i provvedimenti, ed è un provvedimento che dà la possibilità di un coinvolgimento diretto dei cittadini verso la risoluzione di problemi
e di interventi sui servizi, perché non è detto che l'ente pubblico possa arrivare ad assicurare tutti i servizi, quindi avere una forma di volontariato più estesa è un fatto importante, per cui a nome della maggioranza propongo invece che venga votato oggi. Poi noi rimaniamo sempre disponibili a rivedere, trattare, armonizzare meglio il provvedimento se si renderà necessario. Presidente, intanto vorrei sottolineare che noi non siamo contro il regolamento e quindi non siamo contro i volontari, anzi, come diceva il sindaco, che ben vengano i volontari. Avevamo semplicemente delle criticità che volevamo affrontare in maniera più specifica. Mi dispiace non vedere in aula né il comandante dei vigili urbani né l'assessore Arrano. Magari possiamo fare delle domande. Consigliere, comunque io ho fatto una proposta intanto, quindi mi sembra, come ho già detto ieri sera, è non possibile che passi un messaggio diverso, non fosse altro perché le regole sono regole. L'atto deliberativo è già passato al bando dalla commissione. Nella commissione sono state date le spiegazioni. Presidente, Il parere della Commissione, ancorché ci sia o non ci sia, sia positivo sia negativo, le ricordo che non è vincolante, per cui il Consiglio Comunale in seduta alla trattazione dell'ordine del giorno a maggioranza delibera se approvare, non approvare, rinviare, stracciare, fare tutto quello che ritiene opportuno su qualunque atto, al di là di quello che siano gli approfondimenti, le trattazioni e tutto quello che si deve fare. Per cui, se c'è una richiesta di rinvio, una proposta di rinvio, io la metto a votazione, dopodiché si passa alla votazione del banco. Esatto. Non è che noi siamo contro, perché non mi piace che passi il messaggio che uno vuole essere contro, è perché volevamo capire meglio determinate cose, non c'è neanche il comandante dei vigili della commissione. Presidente, lei lo sa benissimo, tant'è vero che io avevo esposto il problema subito, perché il volontariato, sono tutti d'accordo, però io volevo dire e lo preferivo dire non abbiamo capito neanche se c'è un impegno di spesa, Presidente, vorremmo sapere se c'è un impegno di spesa. Non c'è impegno di spesa, no, se è volontariato. Ma noi non siamo contro il volontariato, volevamo approfondire. No, perché non è... abbiamo fatto una proposta di rinvio, procediamo con la votazione. Metta a votazione la proposta della consiglieri, per favore, metto a votazione la proposta della consigliera Arangi, consigliere Marsala, per favore. Ma non c'erano gli addetti, eravamo in commissione, non ci rispondeva nessuno. Ma che cavolo dici, Iuri? Ma per favore, metto a votazione la proposta della consigliera Arangio di rinvio dell'argomento all'ordine del giorno, per cui chi è d'accordo con il rinvio si alzi e chi è contrario rimane indietro. E di caso seduto. Quattro contrari. Fa quattro favorevoli al rinvio, uno di 10. Mi si spiega votare 4, 7, 9. No, cosa non ci sono. No, non sapete niente, però non votare. Passiamo alla votazione dell'atto così come presentato e messo all'ordine del giorno. Chi è favorevole alla approvazione del regolamento rimanga seduto, chi è contrario si alza. Qui siamo in un paese democratico, al contrario di chi pensa che siamo in una masseria, come ho poi avuto modo di spiegarlo. Le regole democratiche presuppongono una regola democratica di lasciare parlare quando uno parla, come ho fatto io con lei. Le regole democratiche presuppongono che quando ci sono lavori in commissione è lì, è in quella sede, il luogo per sviscerare tutte le problematiche. Siccome abbiamo scoperto oramai il gioco vostro, che siete sempre favorevoli nelle commissioni, quando ci sono le telecamere, siccome dovete fare lo show, perché questo vi serve, e allora vedete qua, stiamo parlando di regolamento per i volontari, cioè, ma magari Dio avessimo noi decine, centinaia di volontari a pregarli per dare una mano d'aiuto al cimitero, piuttosto che a mare,
verde. Stiamo parlando di un provvedimento che è senza impegno di spesa e stiamo parlando di un atto che è sovrano rispetto a una serie di considerazioni che sono veramente inopportune. Quindi, se per cortesia siamo qui nell'aula, potete dire il civico consesso. Civico consesso, e quindi evidentemente non avete neanche questa, come dire, buona creanza di capire che quando si è in consiglio comunale bisogna anche avere una certa moderazione nelle cose. Signor sindaco, scusi, io in commissione non aspetto la telecamera, lei mi conosce bene, io ho chiesto semplicemente, gliel'ho detto anche in commissione, non ho capito bene, volevo magari che il dirigente del settore, qualcuno che mi spiegava qualcosa, perché io non posso. È stato spiegato. C'era il vice sindaco, qualcuno dico la mia. Guardi, ci sono regole democratiche dentro il Consiglio Comunale, c'è una richiesta di rinvio, non è stata approvata, non è che è una democrazia, democrazia, la democrazia è questa. E quello lo dice lei, è democrazia, non è numeri, i numeri, sempre numeri mettete, noi ne mettiamo. No, ma che meglio però non è bocca senza che tu perdi una pastiglia. Io non ho messo con in bocca nessuno, ho detto soltanto che le regole. Siamo al successivo ordine del giorno, al prossimo punto. Sì. Ancora il numero 8, il consigliere Moscarino è uscito? Ancora? È uscito? Non ci sono i numeri, ce ne possiamo andare. Ok, sì. Anche il consigliere Moscarino è insegnato o no? No. No. Posso? Prego. Soltanto perché, come dire, appendice rispetto a questo ultimo punto all'ordine del giorno. Evidentemente questa volta qualcuno ci è cascato, purtroppo devo dire, perché non vi siete resi conto che quello che si stava per votare, ma davvero pensavate che noi potevamo votare una mozione di questa natura? Evidentemente non avete capito che questo era uno stratagemma per rappresentare due cose che stanno avvenendo purtroppo periodicamente e in maniera preoccupante in questo paese. Quindi ancora una volta abbiamo avuto che un atto che è non ancora pubblico, lo diventa quando passa in Consiglio Comunale, viene prima di essere votato in Consiglio Comunale, trasmesso nei siti di, come dire, pseudo giornalisti che si vantano di parlare di trasparenza e di altro. Quindi siamo di fronte ancora una volta, e qualcuno non ha capito che probabilmente continuando così non è che gli va a finire bene, a trasmettere un atto che non è illegale, perché è un atto privato che diventa pubblico nel momento in cui passa al Consiglio Comunale, ma ancora una volta si rappresenta un collegamento inquietante di chi ancora prima che si votano gli atti già qualche manina sapiente prende questi atti e li trasmette ai siti. Questo è un fatto che non fa certamente onore a chi lo ha commesso. Se poi addirittura dovesse mai essere un consigliere comunale, questa è una vergogna indicibile. Può essere tutti, non sono inquirenti. Quindi il fatto è grave, ancora una volta, dopo il fatto, quello sì grave, della pubblicazione di una graduatoria integrale. Oggi siamo qui ancora prima che si vota un atto che è già sul sito. Questo è il primo elemento che volevamo mettere a nudo. Il secondo è ancora una volta dimostrare quanto sia credibile o quanti siano credibili questi siti che danno già la notizia come per scontata, che alimentano loro malgrado una macchina del fango ancora prima che le notizie vengano portate in Consiglio Comunale, dove i regolamenti prevedono che si possono inventare e quant'altro. Quindi questo era il gioco. Qualcuno questa volta ci è cascato pensando che potessimo mai votare una mozione del genere. Ho finito, Presidente. Presidente Sciotto.